proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. La musica è cambiata tanto in questi anni, soprattutto negli ultimi. È cambiata anche socialmente, non è cambiata solo da un punto di vista stilistico. E questo ha portato a un cambiamento che non prevede la conoscenza del passato. Il che ha vantaggi e svantaggi. Io che ho passato gli ultimi 2 anni a cercare di capirlo, sto mondo che cambiava, anche da papà di figli adolescenti che quella musica la sentono come loro, mi rendo conto che c'è una forma di scrittura e di creatività che comunque ha un sacco di cose interessanti dentro, che non possono non incuriosirmi. Poi magari non sono le mie, non le riesco a fare mie, neanche devo farlo, perché forse sarei ridicolo, però mi incuriosiscono, insomma, molto. Nei tuoi occhi innocenti, disarmanti, devastanti, quei tuoi occhi che ho davanti, tieni chiusi ancora pochi istanti. Occhi da realtà e raccontano emozioni. Io cos'altro posso fare? Io posso scrivere canzoni. L'esperienza fatta con quei due amici di sempre, che sono Max e Niccolò, è stata strepitosa, anche perché ci siamo detti da subito diamogli un termine, cioè facciamo che sia molto intensa, molto ricca, stravissuta, il più sincera possibile, ma diamoci una data. Poi in realtà la data l'abbiamo scavallata anche, ma di poco. Noi abbiamo iniziato tutto facendo un viaggio insieme, un viaggio in Africa insieme a Medici con l'Africa, il QAM di Padova, ed è stata un'esperienza che volevamo fare, ma che è stata anche utile da tanti punti di vista, sia per noi sia per le persone con le quali abbiamo fatto questo viaggio. Qualcosa del genere probabilmente ci potrebbe far tornare insieme, perché diventa una motivazione talmente più importante di noi, che non ci fa più sentire né vecchietti che in preda a nostalgia, appunto, ma nemmeno approfittatori di qualcosa che commercialmente, obiettivamente, ha funzionato.